Grazie Ministro. Vede, gli interventi che sono stati fatti sono interventi praticamente quasi solo ed esclusivamente postumi di eventi che purtroppo hanno creato notevoli danni. Qui il problema, e credo che lei lo conosca perfettamente, al di là della competenza regionale, in alcuni casi sappiamo perfettamente che ci sono autorità che hanno mera competenza statale. Il problema è che non si riesce ad intervenire per la semplice pulizia degli alvei, dei fiumi e dei torrenti per una questione burocratica, perché a volte c'è da fare numerosissime richieste dove le risposte diventano estremamente difficili, ma anche per delle normative che limitano le potenzialità che anche nei momenti di magra dei fiumi di poter lavorare e di pulire in quei momenti gli alvei dei fiumi e dare per cui a fiumi e torrenti il corso naturale. Una normativa che non funziona e che ha causato notevoli danni. Noi siamo a chiedergli di cambiare quella normativa. Abbiamo presentato un progetto di legge per rendere più snella questa possibilità e perché ci possiamo confrontare, partendo dalla Commissione, arrivando in Aula, ma che ci sia realmente la possibilità di sistemare una situazione che in alcuni casi diventa veramente italica e molto imbarazzante, ma soprattutto che causa poi tutti i danni che vediamo con i pericoli annessi. Una volta le piene dei fiumi erano di una portata meno elevata, ma si correvano realmente meno rischi. Oggi, se andiamo avanti ad alzare gli argini, ci troveremo dei paesi e delle comunità completamente in ombra.